Eccoci qui con la seconda parte di Radio Serpe. Stiamo intervistando Massimiliano, il creatore di Luki, il social network. Che? Loki, Loki, scusa, scusa, scusa. Non dirglielo così, che si Che offende. paura! Comunque, il creatore di Loki, il social network per gli amanti del fantastico. Allora, ti avevo fatto una domanda prima di staccare frettolosamente la prima parte, che già non mi ricordo più la domanda. Andiamo Se, bene. allora, se i social network avvicinano o O allontanano le allontanano le persone, persone? bravo, vedi? So. In Ho realtà era, studiato. no, in realtà era una prova per vedere se eri attento. L'ho passata, vero? Sì, l'hai Vero, vero, vero. passato, l'hai Ok. passato. Allora, dipende da come vengono utilizzati e sia qual è, diciamo, la filosofia dietro. Secondo me alcuni tendono ad avvicinare le persone che ti sono già vicine e tendono ad allontanarti le persone che invece sono soltanto conoscenti e quindi tutto sommato di quello che dici gli interessa il giusto e l'onesto. Per fare sempre l'esempio di Facebook, Facebook è un palazzo, con degli appartamenti privati. Le persone vanno a suonare soltanto alla porta delle persone che conoscono bene. Se però il social network da un palazzo lo rendi una piazza aperta, con i tavolini fuori in cui ti metti a sedere e chiacchieri, già è diverso. È molto diverso perché l'approccio che hai è una filosofia più aperta al nuovo, al differente, che è anche il motivo per cui abbiamo insistito ad utilizzare più i nickname che i nomi. Non tanto per l'anonimato, che comunque non si butta mai via di sti tempi, però è anche perché vogliamo che le persone siano libere di esprimersi senza dover vedere se quello si chiama così, se l'ha già visto, se lo conosce. Alcuni utenti all'inizio erano un po' così, dice: "Mi, io non riesco a trovare il mio amico d'infanzia, ne abbiamo parlato su Facebook, mi devo far dare il nickname". Da una parte hanno ragione, però dall'altra, secondo me, è più divertente così. C'è anche da dire che nel palazzo Facebook ci sono anche quelli che suonano tutti quanti i campanelli, infilano le loro foto sotto gli spiragli delle porte, però questa Sì, era ma un'altra considerazione. è anche in quel caso, però, come appunto nel palazzo, dopo 2 o 3 volte gli chiudi la porta in faccia. Anche se magari Esatto. potrebbero dire qualcosa di interessante, ma non sei abituato. Cioè, la forma mentis che hai quando entri su Facebook è quella di parlare con i tuoi amici, condividere le cose, magari qualche evento di persone che ti sono care, quindi ti fa piacere parteciparci. Se no, tende ad essere una cosa un po' più privata, più o meno. Sempre parlando di social network, una domanda che mi viene così, no? Secondo me, delle volte su Facebook assistiamo ad una sorta di narcisismo, di voler un po' farsi notare. Ora, al di là del fatto delle foto, del voler ostentare i propri pensieri, ciò che si fa, ciò che si pensa, quasi a voler cercare consensi in ciò che si fa. E sull'Oki, questo aspetto lo trovi? Oppure è proprio una filosofia completamente diversa? Allora, il narcisismo fa parte poi delle persone, quindi è una cosa che non si può sradicare, sempre che poi sia da sradicare. La differenza è che, essendo una cosa più partecipativa, se sei narcisista, tendi a volerti far vedere, a scrivere soltanto perché così sanno che esisti, e quello che scrivi fa schifo, non avrai molte soddisfazioni. E non funziona nemmeno, visto che è tematico, dire: "Oddio, come che giornata orrenda che ho avuto oggi". Perché uno dice: "Sì, cosa c'entra? È un gioco?" No, e allora non mi interessa assolutamente. Quindi ovviamente c'è chi ama, ma è normale forse, ama scrivere tanto, scrivere bene, far vedere di sapere di cosa sta parlando. Però per me questo punto diventa una qualità, una cosa bella. Perché arricchisci il portale, dai informazioni interessanti agli altri, dai degli spunti di discussione, anche se uno magari è più provocatorio, come appunto il nostro amico Giolitti, funziona perché poi crea una discussione interessante che comunque non va mai sopra le righe. Capito? Allora, parliamo un po' di giochi di ruolo. Quando ti è nata la passione? Alle medie, mi sa. Ed è praticamente una delle poche volte che ho giocato e non ho fatto il master. Ed era Martelli da guerra, che era, secondo me, ora attualmente era un po' atroce. Cioè, mi piaceva, mi piace tuttora, ogni tanto lo utilizziamo perché è comodo, il regolamento è molto agile. Però
Però era abbastanza così, e poi vabbè, noi eravamo pischellissimi, quindi incapaci, sono successe delle cose terribili, che fra l'altro una l'ho raccontata, l'abbiamo raccontata anche in un articolo di Loki.it, di un troll che doveva essere ucciso e il mago del gruppo non aveva niente, non aveva né fuoco né acido, quindi il suo ragionamento da piccolo MacGyver è stato allora gli vomito addosso, tanto più o meno è Giusto. acido, forse funziona, no, non ha funzionato, peccato. Ed è nato lì. È andato lì e più che altro perché a me piace costruire delle storie e mi piace condividere le storie e il gioco di ruolo è il modo migliore, perché fra l'altro è partecipativo, quindi è una storia creata da più persone contemporaneamente e quindi creando delle idee condivise, ed è una figata allucinante. Cioè, cioè succede a tutti quelli che giocano di ruolo almeno una volta di finire una sessione e dire cavolo, questa la dobbiamo scrivere, cioè questo ci viene fuori un romanzo. Poi magari non Certo, è vero, posso confermare. magari non è vero, cioè carina, ma non è niente di che, però è la sensazione che hai quando hai finito, di aver fatto qualcosa di bello. E mi è rimasto. Ascolta, se tu dovessi consigliare ad un neofita del gioco di ruolo un gioco che sia cartaceo o di qualunque altro tipo con cui iniziare, quale gli consiglieresti? Allora, se non esistesse Loki, amico amico, ovviamente gli consiglierei o Pathfinder o la terza edizione e mezzo di Dungeons & Dragons, perché è molto semplice e soprattutto ci sono tantissime persone che comunque masticano il regolamento. Ora, però, devo dire la verità, è uscito in italiano Savage Worlds, che è un gioco di ruolo molto molto carino, fra l'altro modulare, quindi si può creare qualsiasi ambientazione sopra, che ha un regolamento che all'inizio sembra un po' complicato, ma in realtà basta pochissimo, le schede si fanno velocemente, i tiri di dado sono lineari, senza grandi casini, ed è molto bello. E il regolamento, fra l'altro, non costa niente, costa, non mi ricordo, sembra 12 euro, una roba così. Quindi non è neanche una grandissima spesa iniziale per giocare. E lo consiglio perché è leggero, veloce, si può fare ammazzate, si può fare cose più carine, si può fare nel fantasy, fantascienza, eccetera. Non è male per niente. E invece uno che sconsiglieresti? Sempre ad un neofita? Uno che sconsiglierei assolutamente è per esempio GURPS, che è bello, indubbiamente bello, però fare una scheda di GURPS partono 2 ore, se non sai cosa stai facendo, pure di più. Lo trovo anche quello molto bello come regolamento, però non è assolutamente da neofiti. No, no. Perfetto. Senti un po', nei social network tutti sguazziamo dalla parte di semplici utenti. Tu che ne gestisci uno, dici come gestire un social network? Cosa succede dietro le quinte? Vabbè, dietro le quinte, a parte gli aspetti puramente tecnici che sto iniziando ora a capire, in genere sbatto le mani sulla tastiera fin quando non succede qualcosa, l'aspetto che ovviamente è più importante e che sembra secondario è il supporto agli utenti, quando hanno piccoli problemini, bug, cose del genere, noi comunque a lavorarci abbiamo un programmatore fisso, che non so, lo faranno santo, penso. E quindi quella è la parte che richiede tanto tempo, perché ogni persona magari ha trovato un bug e non sai se è un bug o in realtà è semplicemente perché non è chiaro qualcosa, devi lavorare sull'usabilità, quindi se c'è qualcosa che hai messo e nessuno se ne accorge o al contrario si lamentano della sua non presenza, devi sistemare, devi stare tutto il tempo a leggere i feedback degli utenti, perché è la cosa più importante, perché è per loro, non è per te, quindi magari a te ti torna anche com'è, ma lo devi adattare. Per esempio, ora la home ha passato già 4-5 revisioni, ora la dobbiamo rifare di nuovo, quindi è quella la parte che richiede di più, che è anche una cosa che per esempio succede spesso su Facebook e me ne sono lamentata anch'io, ma perché mi hanno levato quello? Ma perché l'hanno messo lì? Alcune volte hanno fatto effettivamente delle boiate, altre semplicemente uno si deve soltanto adattare della scelta poi sul lungo termine migliore. Esatto, concordo. Senti un po', parliamo di giochi di ruolo. No. Sì, Sì, parliamo di giochi di ruolo. A quale certo. GDR hai partecipato? Di che genere? Qualunque Online? genere, comincia da un punto.
E allora, se andiamo a parlare di tipo di giochi di ruolo cartacei, è un numero esorbitante. Perché mi piacciono, a me piacciono prima di tutto i manuali. Mi piace avere i manuali, leggere i manuali, perché sono dei lavori fantastici. Io se penso soltanto a quante ore di tempo ci vogliono a scrivere un manuale, anche senza, solo l'ambientazione, senza il regolamento, mi viene da piangere per loro. E quindi li compro, li leggo. E alcune volte costringo la gente a giocarci, quindi si fa veramente da tutto, appunto da GURPS, D&D, seconda edizione, terza edizione e mezzo, la quarta che l'ho letta, ho detto, ah, interessante, be bella MMO, via, a Pathfinder, Vampiri la Masquerade, Mondo di Tenebra, tutta la roba della White Wolf, praticamente tutta, Project Hope, che è un GDR italiano, ma ce ne sono veramente tanti, Girsa, Cyberpunk 2020. Ok, mi fermo ora. E poi vabbè, tantissime esperienze, anche un po', quelle un po' più light, che sono i giochi di ruolo per computer, alcune volte online con shard roleplay, per esempio Ultima, ci ho giocato fino a farmi male alle dita in un paio di shard roleplay, per esempio, e sono stati molto divertenti. E poi l'unica mia esperienza vera, che è durata più di un 10 minuti in un playback chat, è stata lì. Lì. Lì, nell'area dell'innominato. In quello famoso. Quello da cui hanno iniziato Più o meno tutti. moltissime persone che seguono la nostra radio. E lo sapete che io non ho mai giocato ad Extremeloft? C'è chi ti direbbe hai fatto bene e c'è chi ti direbbe no, ti manca qualcosa. E vabbè. Ma è un'esperienza, comunque. Un'esperienza. Senti, come ti poni appunto nei confronti dei giochi di ruolo? Insomma, tu che tipo di giocatore sei? Hai detto che hai giocato per un pochino anche online, quindi che tipo di giocatore di ruolo sei online? Che tipo di giocatore sei cartaceo? Insomma, come giochi? Allora, come giocatore cartaceo sono poco giocatore, perché appunto sono abituato a fare il master, quindi se faccio il giocatore tendo veramente a cambiare completamente personaggio e stile di gioco in base anche all'ambientazione, soprattutto in base a quello che ho fatto prima. Quindi se magari ho fatto un personaggio rude, molto maschio, poi quello dopo faccio la donna, altrimenti insomma cambio parecchio. Online tendenzialmente sono un po' più anarchico e sostanzialmente faccio l'esatto opposto di quello che fanno gli altri, così, giusto per cambiare un po', per rendere la cosa più interessante. Vedo come giocano gli Giustamente. altri, mi adeguo sull'aspetto stilistico, mi studio tutto, però poi faccio altro. Faccio altro. Per esempio, tornando a quel posto lì, c'era il periodo appunto delle botteghe, le botteghe vendevano delle cosine carine, io vendevo animali impagliati. Li ho anche venduti, incredibile, però vabbè. Senti un po', che tipo di personaggio ti piace giocare? Ladro, chierico, paladino, guerriero? Allora, io sono affezionato al ladro, però non l'ho mai fatto proprio piena destrezza e basta, più un figlio di che con la parlantina sciolta, che sa muoversi, più cittadino. I miei personaggi non gli è mai piaciuto troppo andare a esplorare caverne segrete, perché hanno un po' magari di paura, gli piace le cose semplici, facili, il soldino facile, stare tranquilli, bere, cioè, più o meno io, quello. E poi però ovviamente, tolto l'archetipo, i personaggi cambiano tantissimo, tantissimo, anche perché mi piace fare un background molto leggero, però che mi dia un po' la linea, Senti che la cosa più un importante sono le interazioni poi fra i giocatori, che è la cosa che è più divertente. po', cosa pensi degli allineamenti e di solito che allineamento scegli? Allora, posto che gli allineamenti, anche da master, li ho sempre considerati semplicemente una linea guida molto vaga, però li ho trovati sempre molto restrittivi. Secondo me, anche perché si parte dalla proprio del discorso filosofico, ora ti faccio un discorso filosoficissimo. Vai. Il bene e il male sono dei concetti molto relativi, anche alla cultura. Quindi, magari, non lo so, il bene e il male di un elfo potrebbe essere diverso dal concetto di bene e male di un umano che vive 70 anni e non 1000. E quindi potrebbe avere tutta un'altra idea di cosa è una cosa veramente brutta da fare, rispetto invece a una cosa, sì, vabbè, è un peccatuccio. Non lo so, per esempio, per buttarla lì,
magari abbattere un sacco di alberi per un umano che non vede gli effetti sul lungo termine potrebbe essere sì, una cosuccia, magari sì, erano carini, facevano scena. Per una razza che vive tantissimo da vedere cosa succede a quella zona disboscata, potrebbe essere invece un fatto molto più grave. Quindi non li ho mai considerati, anche perché in genere, soprattutto all'inizio, i giocatori, quando gli devono fare tipo, che ne so, il caotico, diventano dei pazzi e basta. Quando magari invece il caos è una cosa anche, può lavorare più sul sottile, non ha bisogno di andare in giro con le mutande in testa a dar fuoco alle Giusto, bestiole. giusto. Potrebbe anche, non lo so, semplicemente essere un po' lunatico, avere cambi di umore, non amare troppo come dire, l'ordine costituito senza per questo essere un sociopatico, ecco. E a tal proposito, io ti faccio una domanda che richiama l'argomento della nostra ultima puntata, che è stata l'intelligenza nei GDR, no? Parlando appunto di, ad esempio, elfi ed umani, tu credi che si possa giocare correttamente in un GDR la differenza di intelligenza tra razze, tra virgolette, superiori e razze inferiori, considerando che i giocatori comunque sono tutti esseri umani? Questa è una cosa, è una discrepanza che c'è non solo lì, in qualsiasi cosa che richiede una conoscenza che il giocatore potrebbe non avere, o un talento che il giocatore potrebbe non avere. Sicuramente è sempre meglio fare un personaggio le cui statistiche siano più o meno simili a quelle del personaggio che si sta giocando. Cioè, se sei veramente una pigna, è inutile che vai a fare lo studioso perché. Ci puoi, vabbè, i dadi ti vengono incontro in alcuni casi, soprattutto nel cartaceo, però perdi perché a parte non ti diverti te, fai la figura del fesso e gli altri hanno un personaggio che non funziona con cui interagire. Quindi la differenza fra razze diverse dipende molto da come un giocatore lo sa mascherare. Se va più sul non detto e fa capire di essere estremamente più saggio, intelligente e arguto. Può anche funzionare, altrimenti si potrebbe crearsi uno stridore fastidioso. Poi sempre là dipende poi Dalla da te. chat c'è Sì? Alessandro che dice, parlando proprio di allineamenti, in che allineamento ti rispecchieresti di più? Io personalmente, non lo so, se dovessi proprio dire, probabilmente caotico buono, credo, ma non ho idea. Non lo so, non lo faccio, cioè non costringo neanche i personaggi che giocano con me a mettere l'allineamento, quindi mi rimane difficile me come persona. Però se proprio dovessi mettermi da qualche parte, caotico buono. Ok. Rie? L'abbiamo visto? Mi sentite? Adesso sì. Sì. Ok, ho avuto un momento di casini veramente esagerati, di voci che si sovrapponevano e non ho capito più nulla. Sono rimasto al caotico buono, ma possiamo andare oltre. Ok, allora, tra magia, misticismo e combattimento, cosa prediligi? Personalmente, la magia, decisamente, più che altro perché è una delle cose che generalmente sono più studiate in un'ambientazione, quindi ti permette di fare delle ruolate interessanti, a prescindere poi dal fatto che palle di fuoco, cose varie, e poi mi piacciono i personaggi intelligenti. Anche i ladri che gioco, in genere, la loro caratteristica, a parte essere veloci con le mani, è il pensiero. Pensiero laterale, capacità di reagire agli stimoli esterni e tutto il resto. E poi, quando non posso fare il ladro, faccio in genere sì, il mago. Lo studioso, poi magari lancio le magie, ma più che altro uno studioso. Senti, che tipo di master sei? Avevi detto che tu Sì. masteri cartaceo, giusto? Ok, cosa c'è? Sei un master cattivo? Sei un master che dà aiuti? Sei un master che dà sorprese, che lascia i personaggi liberi? Come fai le tue sessioni? È lunga. Diciamo che dipende molto dal gruppo con cui stai giocando, ovvero dal grado di esperienza e dalla chimica che c'è fra i giocatori, cioè quanto si capiscono e quanto riescono a integrarsi fra di loro in maniera istintiva. Se posso, cioè, quello che preferisco io è di creare una sorta di canovaccio generale e lasciare ai giocatori gli esiti della storia, cioè sono loro i protagonisti, non sono io. Quindi, per quanto mi piacerebbe magari fargli delle cose, degli eventi bellissimi, scrivere delle storie fantastiche,
allora a quel punto mi scrivo un romanzo, piuttosto gli do qualche spunto e permetto a loro di fare qualsiasi cosa. E questo richiede di lavorare moltissimo prima, ovvero avere le idee chiare, sapere esattamente come funziona il luogo in cui li metti, in modo che qualsiasi cosa che facciano tu non li blocchi, gliela fai fare. Poi avrà delle conseguenze, ovviamente, come nel mondo reale, però li lasci liberi e si prenderanno la responsabilità delle proprie azioni, qualsiasi esse siano. Cioè, io non ho mai avuto l'idea proprio precisa di quest principale, non c'è. Cioè, io ti do degli spunti, delle cose che succedono nel luogo in cui sei, magari sei nella capitale, senti lì che c'è questa cosa che sta succedendo nel palazzo, c'è, che ne so, un tizio molto losco che ti potrebbe chiedere una mano per fare qualcosa, ma potresti stare tutto il tempo nella locanda, a me non interessa. Non è un problema. Il tipo di gioco lo devono decidere loro. Il ritmo Capito. anche del gioco. Questo. Poi se sono cattivo, no, non credo. Proprio per questo, al massimo sono scemi loro, cioè se muoiono tutti, Certo. non ho fatto Va bene. niente. Allora, l'intervista con il nostro Massimiliano finisce qui. Io No, no, ti ferma ringrazio. lì, ho una domanda, Ah, l'ultima. Perché ok. mentre lui parlava, ho pensato a quale potesse essere una domanda per metterlo in difficoltà, visto che a quanto pare lui è stato il nostro unico ospite, forse a parte Shurelia, che non si è fatto prendere dall'ansia. Quindi vediamo come va con questa domanda. Tu all'inizio ci hai detto che avete scelto di creare un social network come Loki.it perché le comunità su Facebook, i gruppi, eccetera, eccetera, non vi bastavano, diciamo, giusto? Giusto? Ok, quindi in sostanza stai dicendo che Loki è meglio del nostro gruppo. Certo, ci mancherebbe. E Ma ce lo dici così? c'è È molto. proprio. No, credo che il vostro gruppo potrebbe però avere delle cose interessanti anche su Loki, che non vuol dire che il gruppo su Facebook non funzioni. Funziona. Però secondo me ci sono delle cose che potreste fare della che su Facebook non potete fare. Potreste trovare, per esempio, delle persone per il gruppo senza doverle invitare, dover passare da altri amici per farli entrare. O o comunque fargli fare un paio di giri in più di quanto è necessario. Un clic, uno vede, oh cavolo, qua stanno parlando di Play by Forum, di Play by Chat. Ok, mi interessa questo gruppo, ci entro. Beh, questo discorso vale anche per prendere spunti dal nostro gruppo. Esatto, anche. Certo. Va bene, niente, fino all'ultimo ci ha fatto rosicare, lì, ce la teniamo, ci rosichiamo Cosa pensi di ogni Radio Serpe? Siete tanto bellini, tanto Non ne bellini. hai ascoltata una puntata, io lo so. Come no? L'ho sentita No, a prima, io parte sono quella qua di prima, ospite. Ah, sapendo che dovevi beh, venire come ospite. ho capito. Allora, non conoscevate Loki, Luki, eh? Ci sarà il suo motivo, scusami. Va bene, ragazzi, io termino qui l'intervista a Massimiliano. Ti ringrazio molto per essere venuto e ne approfitto per mandare la sua canzone, che appunto, vedi, ce l'ha fatta la dedica, no? Lo so. L'ho Ecco, ricordamela. fatta a voi la Appunto. dedica. La Allora, dedica. visto che ce la siamo persa, che l'abbiamo No, scritta, ce la eccola. puoi ripetere tu? Ecco, vai, L'ho bravo. dedicata a voi. Proprio per il discorso che avete passione e la passione per me è importante. State facendo una cosa veramente bella. E quindi l'ho dedicata a voi. Si chiama Radio Protector. Mi sembra anche abbastanza in tema. E allora mandiamo la canzone.
Allora, visto che Kathleen non vuole annunciare la canzone perché si vergogna, erano il Radio Protector con 65 Days of Static, O al oppure Static. contrario, i 65 Days of Static con Radio Protector. Ah sì, era il contrario? Sì. Ah, Però ok, vabbè. non si Va bene uguale, Ah, l'importante è che due mi sono sbagliato. ri ha sbagliato, Ah, ho solo invertito le due cose, almeno non ho detto tipo ACDC. Che stronzo. Va bene, allora passiamo ai saluti. Ospite, chi vuoi salutare? Saluto tutta la community di Loki, li voglio tanto tanto bene e ci vediamo domani. Intanto lo sapete che qualcosa vi scrivo. Perfetto, io invece voglio salutare, anzi, ho Marco che saluta la sua Cristina che dice che sta poco bene. Poi un saluto a tutti coloro che sono andati a Lucca. Mi raccomando, pretendo le foto. Quindi chiunque sia andato a Lucca postasse la foto nel gruppo di Radio Serpe. Poi voglio ringraziare, come ho già detto, a Luigi per la realizzazione delle lame nere su Sky Creed. Voglio fare il mio in bocca al lupo al bambino di Isa, che lei chiama Troll, che domani si deve operare alle adenoidi. Un bacione al piccolino. Poi ci tenevo a fare gli auguri a tutti Carlo barra Carla, che oggi è l'onomastico. Voglio ricordare il logo sempre di Radio Serpe, perché ormai anche novembre è cominciato. Io per fine novembre vorrei avere il logo, quindi penso che un altro mesetto poi chiudo il concorso. E infine sono ancora alla ricerca del programmatore, quindi chiunque sia interessato mi contatti che parliamo in privato. Turie? Io saluto e ringrazio il nostro ospite e anche gli altri collaboratori con cui abbiamo parlato in multichat, ma che non hanno avuto la possibilità di essere presenti oggi, soprattutto quello con la voce più audiogenica, che Maledetto. dicevamo, che si trova in mezzo al Tirreno e quindi non ha potuto essere presente e quindi ci hanno dovuto dare lui. Sì, davvero, che sfiga. Però sta venendo a prenderti, ha preso il traghetto per la Sardegna, sul Ah, serio. sta venendo in Sardegna? Ah, Sì, viene a prenderti. buona sapersi, buona Stai sapersi. attento, stai attento. Mi farò trovare preparato. E ringrazio colui che su Facebook si fa chiamare il Fato degli Stolti, che ci ha messo in comunicazione appunto con i ragazzi di Loki, facendoci conoscere questo progetto, così che noi l'abbiamo potuto presentare a voi ascoltatori. Esatto, adesso proprio, come dire, andando fuori dalla scaletta e volendosi molto molto bene, visto che all'inizio c'è stato Giuseppe che ha, come dire, esposto le sue capacità nel suonare il flauto, vi invito a fare questo sondaggio. La chiusura della puntata la farò io con lo stesso flauto e voi ci direte chi è stato più convincente o almeno un minimo più decente. Vai. Ok? Sì. No, dopo, non ora. Sì, Abbiamo no, ma un'altra. ora, subito, beh. Ah, ora? Va bene, ma mi mettete sempre alla prova. Pronti? Vai. Cioè che mi viene da ridere. Per amor del Sono cielo. rimasti due vetri in camera che non si sono rotti. Tutto il resto, ciao. Ah, le prime note mi sono piaciute, poi è un po' a calare. È Oh, ho chiaro? calato per fare l'effetto, sai, dissolvenza. Ah, ok. Ah, Cosa ne volete ok, capire voi della creatività di una suonatrice di flauto? Vabbè, ok. Vabbè, sorvoliamo sulle suonatrici di flauto che, ben, cioè, ce ne fossero molte di più, sarebbe. Dai! Si Era. parla di flauti Mulino Bianco, che avete capito? Sì, appunto, voi sono la moglie di Banderas, potrò suonare il flauto, no? Certo. Ecco. Va bene, la puntata. Allora, Kat ha vinto perché ha fatto l'effetto dissolvenza. Vedi? Vedi? Quando uno capisce le sottigliezze. Vabbè. Comunque, ci mancano 30 secondi, io vi saluto, ringrazio ancora Massimiliano per essere stata con noi, è stata una bellissima esperienza, spero di avervi fatto compagnia insieme a Rie, appunto, e a Massi, e niente, vi auguro una buona settimana e ci vediamo mercoledì prossimo. Un bacione! Alla prossima. Ciao. Ciao!